Abbiamo ripreso la tradizione della tavolata di San Giuseppe nelle scuole, che è un momento importante e principale della festa, perché coinvolge tutti i nostri bambini, i bambini della nostra comunità, le famiglie, gli insegnanti. È un bel momento tradizionale perché tramandiamo ai bambini quella che è la tradizione della tavolata, ma soprattutto il gesto della condivisione e della solidarietà. È un progetto che abbiamo iniziato tanti anni fa, poi abbiamo purtroppo interrotto e quest'anno abbiamo ripreso, grazie appunto alla dirigenza scolastica, a tutti gli insegnanti, e abbiamo voluto ripercorrere oggi con canti, poesie e appunto questo momento di condivisione del pane, del cibo, questa manifestazione che è veramente molto bella ed emozionante. Quindi dico grazie a tutti coloro che si sono prodigati per questa piccola festa fatta nelle scuole e ne approfitto per dare appuntamento a tutti domenica e lunedì per la festa di San Giuseppe a Casteldaccia. Domenica avremo un momento di condivisione importante, avremo la fiaccolata, il lucernale, la tavolata di San Giuseppe con il minestrone, la saga della salsiccia, delle sfince e poi lunedì avremo la processione per le vie del paese, un altro momento molto importante. In tutto questo, appunto, insieme a tutte le manifestazioni che ci sono, avremo in tutte le sante messe la benedizione del pane benedetto. Do a tutti l'appuntamento a Casteldaccia per vivere questa festa di marzo insieme a noi. Ora, anche noi in via Trapani oggi come comunità scolastica abbiamo voluto prendere parte ai festeggiamenti del nostro patrono San Giuseppe. La scuola ha lavorato tanto mediante un lavoro proprio multidisciplinare, abbiamo voluto valorizzare, fare un tuffo nelle tradizioni del passato per rivedere un po' le tradizioni popolari, religiose, culinarie legate a San Giuseppe e poi abbiamo voluto anche puntare l'attenzione sulla generosità, su alcuni valori umani che sono importanti, indispensabili per la società in cui oggi viviamo. Abbiamo preso spunto da Biagio Conte, fratello Biagio Conte, con l'opera di solidarietà e di carità che ha portato avanti fino alla fine della sua vita, gli ultimi giorni della sua vita, e abbiamo anche noi voluto ricordarlo realizzando a scuola un albero della generosità. Viene chiamato proprio albero della generosità permanente perché i bambini porteranno dei doni, frutto della loro generosità, verso i poveri, verso i bisognosi. E abbiamo preso spunto proprio da San Giuseppe in quanto protettore dei poveri e i bambini vogliono proprio emularlo, vogliono ispirarsi a lui e anche loro seguire la via della solidarietà e della carità. Non è semplice, però noi ci crediamo tanto e quindi abbiamo fatto un gran bel lavoro con tutte le colleghe, grazie anche al nostro dirigente scolastico che ci supporta sempre in nostra iniziativa e grazie anche alla collaborazione, alla sinergia che c'è come scuola con la comunità anche parrocchiale.